Ragazzuoli, bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto bentornati in questo nuovo episodio della carriera. Un ritorno incredibile dopo parecchio tempo, infatti vi chiedo scusa, però un episodio tutt'altro che noioso come episodio di ritorno. Ma comunque sono qui per darvi un'informazione fondamentale, perché senza questa informazione non potete campare, raga, ve lo dico subito. Quindi questa domenica, sempre per chi è di Roma, quindi il 14 maggio, giorno della festa della mamma, sarò al centro commerciale Casetta Mattei di Roma dalle 15:30 in poi per il progetto, l'evento YouTuber Talent, a cui parteciperò, quindi mi raccomando, fate il tifo per me, votatemi in molti, ma soprattutto venite, così ci divertiamo, ci ubriachiamo, non lo so se portano l'alcol, però comunque portatelo voi, e che cos'altro? Ah sì, foto, autografi e quello che vi pare. Quindi siateci che famo il panico e niente, vi lascio al video. Ciao a tutti. Ciao a tutti, e esordisco dicendovi grazie perché sotto lo scorso episodio ho letto dei commenti meravigliosi, dei commenti di supporto, dei commenti che mi hanno fatto emozionare e allo stesso tempo mi hanno dato una carica pazzesca per questa seconda parte di stagione. Cantè ha smosso qualcosa dentro tutti noi, dico noi e non voi perché anche me, ragazzi, sapete, è arrivato, ha segnato subito. E poi ovviamente ho letto dei commenti pazzeschi che forse avrete anche visto nell'intro particolare che forse avrò fatto. Ma comunque adesso cominciamo a parlare della carriera perché non abbiamo fatto ancora un bel niente. E allora, nonostante la grande stagione che stiamo facendo in questo episodio, forse l'avrete anche intuito dal titolo, torna l'Europa League, sedicesimi di finale contro il Galatasaray, vedrete poi in grafica. Ma adesso avanziamo con il calendario, signori, perché giocheremo prima contro il West Ham in trasferta al London Stadium. E sarà una partita molto importante, difficile per carità, perché lo scorso anno riuscimmo a vincere, ma grazie a un gol di Jamie Vardy appena entrato, e quindi una giocata di un singolo, perché avevamo sofferto molto. Intanto andiamo a rifiutare anche l'offerta della Turchia. E Tielemans vorrebbe un ritocco di stipendio, e direi che comunque si può fare tranquillamente. Poi andiamo a giocare questa sfida del 10 febbraio, una sfida molto importante perché il West Ham non è tra le prime 6. Noi sì, siamo al secondo posto con una partita in più a meno 1 dall'Arsenal. Al volissimo, però, prima di giocare la nostra partita, volevo mostrarvi il modulo che andremo ad utilizzare per questa partita e poi se va bene anche per le altre, perché ovviamente noi in questo momento siamo con questo modulo, quindi con Odegaard che prende il posto di Dembélé, ma non è all'altezza di Dembélé. E quindi questo 4-2-3-1 a volte può anche non essere il massimo, anche perché c'è Niang che sta facendo grandissime cose. Ma che fai? Levi il capitano lì davanti che è il primo nella classifica marcatori? No. E allora si passa a questo nuovo modulo, ovvero il 4-2-2-2. E ho pensato subito a Kanté, cioè ho pensato a questo modulo quando hai detto Kanté perché è il modulo che adottavamo con la Roma l'ultimo anno, proprio quando c'era Kanté. E quindi con Vardy e Niang davanti, Marez e Musa sugli esterni, Tolisso e Kanté a centrocampo. Per quanto riguarda poi la difesa è tutto uguale. Ultimissima cosa, l'ultima proprio questa, giuro che è l'ultima, il numero di maglia di Kanté, perché molti mi avete suggerito di dargli il 14, che come sappiamo in questo momento ce l'ha Kapučka, però Kapučka non sarebbe scandaloso col 24. E quindi andiamo a dare a Kanté il 14 perché, ripeto, in molti me l'avete suggerito e comunque ci sta. E Kapučka si prende il 24 del ex del. Vabbè, insomma, se mo capite che c'aveva Kanté, no? Perché sennò poi uno non si capisce, è difficile la dislessia da comprendere. Squadra in campo al London Stadium di Londra per West Ham. Leicester City, la 24esima giornata, anzi la 25esima per noi di campionato, è una partita molto importante perché il Leicester ha ritrovato entusiasmo. Dopo due pareggi sono arrivate infatti due vittorie, prima sul campo del West Bromwich, poi in casa per 1-0 con il Norwich, e la seconda in particolare è stata una vittoria molto importante dal punto di vista emotivo e mentale perché è arrivata grazie al gol di N'Golo Kanté appena tornato dopo 23 minuti, e questo è sicuramente un segnale che deve portarci a sognare in grande ma anche a restare con i piedi per terra, perché chiaramente siamo ancora con una partita in più e ancora sotto l'Arsenal, quindi dovremo vedere. Non dipende da noi, dipende sicuramente dai Gunners, dipende anche dalle altre perché ci sono squadre comunque più forti di noi, almeno di singoli. Noi però dobbiamo fare il nostro per non avere rimpianti, comunque vada. Lanzini sul pallone, parte lo spiovente del numero 10 dentro l'area di rigore, mette giù Masuaku, poi il colpo di testa tra le braccia di Zieler.
rincorso da Hector Bellerin, si appoggia centrale, sbaglia perché c'è Tolisso che gli porta via il pallone, quindi Niang si appoggia a Kanté, dentro il suggerimento per Tolisso, poi Gavardi, posizione regolare, per Perichemi, di fronte ad Adrian, che riesce a dirgli di no, grande risposta del portiere spagnolo sul nostro capitano, Uaku, Noblet, dentro da Kouyaté, che allarga, poi per Kresu la lascia partire il cross. E Alexandro non so come, ma non è finita. C'è Andrea Yu che calcia su Zuma. Non è finita ancora. Gallery per la conclusione. Marchigno su muro. Ma ancora questa che insiste con Kouyaté. La deviazione e calcio d'angolo. Palla gol clamorosissima per il West Ham al 27esimo. È una partita tutto sommato difficile. Che si gioca molto a centrocampo. A centrocampo stiamo facendo meglio noi, ma nel possesso meglio loro. Ringrazia la difesa del West Ham che è già ripartito con Kouyaté. Verticale anche lui per Lanzini, che va in porta! Palo clamoroso, poi c'è Ziller che deve inseguire il pallone, esita però, alla fine è calcio d'angolo. Ha calciato da casa sua Lanzini e non sembrava neanche troppo pericolosa la conclusione. Ecco qui il replay, ha centrato un palo clamoroso e poi Ziller nel rimpallo ha rischiato di mettersela in porta. Fortunatamente la palla è andata sull'esterno. E poi rimette subito palla in gioco per Villalba che si appoggia a Kanté. Eccolo lo scambio tra i due con Villalba che può spingere. Quando entra dalla panchina è straripante questo ragazzo che cerca Vardi, non lo trova, ma praticamente si autolancia. Ancora Cemi, dentro sempre da Villalba che ha visto Niang, gli lascia il pallone. Niang! Adrian! E la palla poi viene anche tenuta in campo da Bayram. È appena entrato Villalba, ha già spaccato il West Ham in due. Adesso insiste Leicester con Musa, sempre Villalba, dentro di nuovo da Musa che vuole prendere il fondo. Lo ha preso in qualche modo, mette al centro, deviazione, arriva Vardi che l'appoggia ancora Vardi due volte. La palla resta lì, si salva il West Ham. Che partita! Scambi nello stretto ottimi. Poi Musa da Vardi, c'è anche Niang da servire. Di nuovo per Vardi, attenzione, ha protetto male il pallone. Poi se l'è ripresa, tutto regolare, Vardi! Il salvataggio di Ogbonna! Che salvataggio di Ogbonna! Ancora Kanté tre volte. Niang, Junuzovic, c'è Capucca larghissimo che può spingere verso la porta. Attenzione, Capucca è partito! In area di rigore il tiro, Adrian! Il calcio d'angolo! Ha fatto il possibile comunque il portiere del West Ham, ragazzi. Game over al London Stadium. Applausi a West Ham e Leicester, non mi vengono altre cose da dire. Noi abbiamo fatto il possibile, sapendo anche soffrire, perché loro hanno fatto una gran partita, soprattutto dal punto di vista della compattezza. Poi hanno lasciato qualcosa nel finale, noi a quel punto dovevamo sfruttare, ma abbiamo trovato un muro. Di nome Adrian, Vardy non è riuscito a fare 12 in campionato e Leicester è riuscito a fare 3 di fila. Stiamo arrivando, ci stiamo avvicinando alla sfida contro il Galatasaray. Ragazzi, la classifica non ve l'ho fatta manco vedere perché... C'è una situazione imbarazzante, tipo squadra 23, squadra 25, squadra 24 partite, quindi proprio una cosa imbarazzante, ma attenzione a Tielemans che rifiuta il contratto che gli avevamo proposto. E adesso vi faccio vedere che cosa gli avevo proposto. Lui rifiuta per il ruolo nel club, gli ho messo giocatore importante, lui voleva giocatore chiave, evidentemente. Comunque il contratto che gli avevo proposto è il seguente, quindi con 50.000 euro settimanali perché ci sta, comunque lui ne vorrebbe 30, ma per quanto vale questo giocatore a 50 ci può stare, 2 anni ok, 5 ok, avevo messo giocatore importante. A questo punto mettiamo un giocatore chiave, basta che poi non te lamenti se giochi poco perché ti devi meritare di giocare come tutti. E infatti proprio per questo motivo il modulo mi ha convinto per come ha girato la squadra, non mi ha convinto Niang davanti. E io sono quasi convinto di tornare al 4-2-3-1 solamente per Niang, che non mi ha convinto. Niang quando parte dalla panchina entra ed è straripante, segna 9 volte su 10. Ma dall'inizio ha fatto una partita scandalosa, tant'è vero che poi l'ho dovuto togliere a partita in corso. Adesso vediamo, col Galatasaray ci penso un attimo e poi vediamo qual è il modulo migliore da usare. Ma comunque, noi ci rivediamo in Turchia. Sanderson Park, siamo in Turchia, buonasera per i 16esimi di finale d'andata dell'Europa League in questo stadio dipinto di arancio rosso. È una coreografia meravigliosa quella che vediamo dall'alto per una partita che si augura meravigliosa, speriamo lo sia soprattutto in casa Leicester, le Foxes che vogliono arrivare fino in fondo in questa competizione per alzare questa coppa, dato che ricordiamo che siamo la finalista dell'ultima Champions League. Abbiamo perso solo contro il Barcellona e questo deve essere un segnale molto importante. Le squadre sono in campo, io vi lascio all'inno e poi leggiamo le formazioni.
Questo è il Galatasaray con Muslera, Cavanda, Aziz, Jeju, Carol, Donk, De Jong, Bassan, Bruma, Schneider e Lukas Podolski. Quindi sicuramente una squadra di tutto rispetto per quello che è un 4-4-1-1 o 4-2-3-1, fate voi. 4-2-3-1 è anche quello della Leicester, che vedremo tra poco in grafica. Torna Dragoski, che ovviamente è il portiere delle coppe e quindi scende in campo per, al posto di Ziller. Tolisso è la novità perché gioca la tre quarti dal primo minuto dietro a Vardy al posto del signor Martin Odegaard. Questa comunque è la nostra squadra: Dragoski in porta, Bellerin, Marquinhos, Zuma, Alexandro in difesa, Cantetti, Elemans a centrocampo. Sugli esterni ci sono Marez e Musa, con Tolisso alle spalle di Jamie, Capitan, Vardy. E a questo punto direi che con questa bella panoramica dall'alto sui nostri 11, con Dragoski che suona la carica da buon portiere, da buon leader, con Marez che stasera dovrà darci il suo contributo, con Muslera che speriamo di bucare tante volte, così come tante volte è stato bucato quando era a Roma, ma non facciamo riferimenti poco opportuni. Arbitro il francese Dabussier. Il calcio d'inizio sarà di Podolski e Schneider. E allora finisce l'attesa, riparte l'Europa League. Go Foxes! Vuole andare su Tielemans, allarga per Bassan, lo va a riprendere Alexandro Steso. Calcio di punizione subito, primo giallo in arrivo forse, no, perché siamo a rosso, rosso per Bassan dopo un minuto effettivo di gioco. Rosso per Bassan, Galatasaray in 10, cambia tutto. Il fallo francamente non mi sembrava da rosso, il ritardo ok, tutto quello che volete, ma non da rosso dopo un minuto, soprattutto al primo intervento. Ditemi voi qui sotto nei commenti. Ma questo sicuramente cambierà molto, anche in vista del ritorno. Tocco per Podolski, che ritorna da Donk. Attenzione, gran movimento in uscita di Marquinhos. Poi Tolisso verticale da Vardy che si appoggia a Musa. E l'occhio al controllo dell'Eister con Ahmed che rientra. C'è anche il movimento di Tolisso mandato in porta. Può spingere Tolisso in aria. Incrocia col sinistro! E la palla è sul fondo, voleva spaccare la porta. Corentin Tolisso al 18esimo. Marez da Vardy. C'è ancora il movimento di Tolisso che questa volta prova da lontano. Muslera sulla traversa e poi calcio d'angolo. Esulta come avesse segnato un gol Muslera. Aveva disegnato una traiettoria pazzesca Tolisso, che comunque è un gran destro. E qui guardate come vola a mano aperta l'ex portiere della Lazio. Allora calcio d'angolo, che è anche il primo del match, con Tielemans che batte su Marquinhos, anticipato da Zuma. E poi addirittura fallo di mano in attacco. Bellerin prende posizione Tolisso al centro, gran parata, Tolisso che porta avanti il Leicester alla terza occasione personale. Ha preso posizione e l'ha messa dentro al volo. Ma che palla di Bellerin per il primo gol. Corre Foxes di Tolisso, che segna in Europa League nella partita più giusta possibile. E poi l'esultanza anche contenuta di Corentin Tolisso, che fa 1-0. Ma vorrebbe partire su Bellerin, che lo fa passare. Allora occhio all'olandese, vuole mettere dentro. Ecco il pallone teso per Podolski, primo palo, la gira in mezzo, palo, e 1-1. Ha segnato Donk. Che palla si è inventato Podolski. Solo applausi per questo gol del Galatasaray, che pareggia al 32esimo. Esplode il Sanderson Park, perché chiaramente sotto di un uomo era anche più difficile. È una situazione che comunque non cambia moltissimo per quanto concerne poi la sfida di ritorno. Ma dobbiamo tornare in vantaggio. C'è d'angolo. Occhio all'olandese che ha un buon destro. Pennellato sul primo palo, Zuma prima di Kanté. Palla verso Marez, che riesce in qualche modo a farla passare, non so come. E può volare a tu per tu col portiere. Occhio a Marez che si defila forse un po' troppo, ma poi rientra e punta la porta, rincorso da Carol, che non riesce a prenderlo. Marez al centro per Vardy. Vardy! Riporta avanti il Leicester. Contropiede micidiale. Ma quant'era scoperto il Galatasaray. Siamo al 40esimo e qui l'uomo in meno si sente tutto, perché si sono scoperti clamorosamente. Marez ha fatto un qualcosa di spettacolare. Non è riuscito neanche a prenderlo Carol. Muslera può solo guardare il piazzato di Vardy, che riporta avanti il Leicester 2-1. E di Cavanda dentro da Podolski. Di nuovo per Cavanda, che mette dentro Zuma. Calcio di rigore. La presa di mano Zuma, secondo l'arbitro, almeno da qui sembrava petto, ma chiaramente poi dal campo è tutta un'altra cosa. Calcio di rigore per il Galatasaray al 7° minuto della ripresa, che può cambiare molte cose a questo punto, con Podolski di fronte a Bartolomei Dragoski. Rincorsa lunga, parte Podolski, rete, 2-2.
Ha pareggiato di nuovo il Galatasaray dal dischetto con l'ex attaccante di Arsenal e Inter. Di nuovo Kanté, cioè Musa solo dalla parte opposta, con Alessandro che si può sovrapporre. Così è, il pallone arriva puntuale per il brasiliano che ha visto dentro Tolisso. Prova di nuovo il cross per il secondo inserimento! E il gol fotocopia di quello dell'1-0. Fa 3-2, addirittura una doppietta per Corentin Tolisso. Che bellezza! Al Sanderson Park si è svegliato l'ex centrocampista del Lione. E che roba, ragazzi! Se ce li fa tutti così con questi inserimenti, è tanta tanta roba. In orizzontale, ricomincia da Jeju. Occhio a Tolisso che è lì. Stanno giocando troppo. Tolisso gli porta via. E poi Gemi per il 4-2. Suicidio difensivo del Galatasaray. Clamoroso. Aggravano ancora di più la propria situazione. A 18 dal 90esimo. Il suicidio di Jeju, che ha provato a fare un qualcosa che non compete, che non lo compete. E poi Vardy a porta vuota per la seconda volta. Firma la doppietta. Doppietta di Vardy, doppietta di Tolisso. E 4-2 per il Leicester. Kanté, sta ripartendo Odegaard. Kanté lo vuole, ma dorme anche qui. Poi Bellerin, bravo a intervenire. C'è la corsa di Marez a destra, il momento centrale da parte di Vardy, che può essere servito in posizione al limite. Corre Vardy. È regolare, allora Vardy non sbaglia. E Leicester cala la manita e mette un siparietto fondamentale per la qualificazione al 78esimo minuto, 2-5. Tripletta di Vardy e adesso, almeno per questa partita, è finita davvero. Ma attenzione, deve fare il Galatasaray, perché il Leicester qui dilaga. Allora, l'ultima azione con il Leicester che attacca ancora con Ahmed Musa. Vardy completamente fuori posizione. Sta arrivando sempre Junuzovic. La palla è verso Odegaard. Junuzovic in due. Non ne hanno fatto uno. Ma comunque, game over a Sanderson Park. Passa il Leicester per 5-2. E adesso al ritorno, non dico che sarà una passeggiata, ma se giochiamo come oggi, sì. E allora, bene così, è chiaro anche che oggi l'abbiamo giocata in 11 contro 10 e questo si è visto a lungo andare, loro erano praticamente sempre scoperti. Vardy si porta il pallone a casa per l'ennesima volta dall'inizio di questa carriera e per la prima volta, va sottolineato, da quando ha la fascia da capitano al braccio.